Ciao, sono Damiano Menin. Il titolo della mia tesi è Perinatal and Infant Yawns. Lo sbadiglio è un comportamento stereotipato, comune a tutti i vertebrati e presente nei feti umani a partire dall'undicesima settimana di gestazione. Tuttavia, il problema delle sue eventuali funzioni adattive rimane elusivo per i ricercatori afferenti a diverse discipline che si occupano del suo studio, nonostante la presenza di numerose teorie alternative circa le sue origini. Nel corso di questa tesi ho affrontato il tema degli esordi dello sbadiglio dal punto di vista dello sviluppo ontogenetico. In particolare, nei primi due studi, una volta messi in luce i limiti dei metodi presenti in letteratura per l'individuazione degli sbadigli nei feti osservati tramite scansioni ecografiche 4D, un nuovo algoritmo di apprendimento assistito, basato sull'analisi delle dinamiche temporali delle aperture della bocca, è stato messo a punto e validato. Nel terzo studio, invece, sono stati indagati i fattori che influenzano la frequenza di sbadigli nei neonati prematuri ricoverati in terapia intensiva neonatale. I risultati hanno evidenziato due forme distinte di modulazione, legate rispettivamente alla regolazione dei cicli sonno-veglia e della fame, oltre a una frequenza di sbadiglio maggiore nei gemelli secondi nati, caratterizzati da una maggiore morbidità neonatale rispetto ai primi nati. L'ultimo studio ha indagato invece la modulazione sociale dello sbadiglio nei bambini di 3 mesi, coinvolti nello Still Face Paradigm, che prevede una prima fase di interazione madre-bambino, un'interruzione di questa interazione e successivamente la sua ripresa. La fase di Still Face ha registrato una maggiore presenza di sbadigli, ma la differenza più interessante è stata registrata per il genere, con le bambine più propense a sbadigliare rispetto ai coetanei maschi in tutti gli episodi. Questa differenza di genere potrebbe essere dovuta ai livelli ormonali simili a quelli della pubertà manifestati nei primi mesi di vita. Complessivamente questi risultati attestano il carattere multifattoriale della regolazione dello sbadiglio fin dalle primissime fasi dello sviluppo, in contrasto con le teorie che lo vorrebbero originariamente legato ad un'unica funzione, e pongono ulteriori questioni a partire da quelle relative alle traiettorie di sviluppo delle varie forme di modulazione dello sbadiglio osservato.